argomentamenti molto interessanti. E mostriamo un pochino le carte, nel senso che i libri sono sempre al centro di tutto, però due appuntamenti molto diversi tra loro. Il grande sport, con l'incontro che iniziamo ora, con Darwin Pastorin, buonasera, che ci presenterà il suo nuovo libro, che si intitola Gaetano Scirea, il gentiluomo, che ha dedicato a quello che per lui è stato un grande amico e un grande campione dello sport. Lo accompagneranno nel racconto del libro Antonello Cucureggio, anche lui amico e compagno di squadra di Gaetano Scirea, e Roberto Sanna. Per cui io non vi ruberei altro tempo e lascio a voi la parola. Ci siamo, Darwin. Allora, intanto complimenti per il libro, chi ha avuto la pazienza di leggerlo avrà trovato quello che ho trovato io, credo, un ricordo di un grande calciatore, quasi un dialogo anche con un amico, di quei dialoghi di amici che sai che non ci sono più, tu parli, loro ti ascoltano, non ti possono rispondere, ed è anche un dialogo forse con un calcio che non c'è più, perché ci sono alcuni passaggi al di là delle critiche al calcio di oggi, però quel calcio dove ci sono i numeri di maglia dall'1 all'11, dove le formazioni erano una specie di filastrocca, dove il tifoso comunque sapeva chi sarebbe sceso in campo, perché oggi la Juve ha fatto la prima partita del campionato, e comunque sfido qualcuno a citare la formazione della Juve tre domeniche di fila per un Juventino, e così vale per l'Inter e per Milan, insomma, adesso, prima comunque uno imparava a memoria, erano 11, Zoff, Cucureggio, Cabrini, Tardelli, Morini, Scirea, Causio, insomma, si andava avanti, Tardelli, Boninsegna, Benetti, Bettega, queste cose non ci sono più, è un altro mondo, però partiamo da questo ricordo di Gaetano Scirea, che è un'aggiunta, qualcosa che gli ha fatto tutto. Ma una cosa che ha colpito: non si può scindere l'uomo dal campione. Campione sul campo, campione fuori. Gaetano Scirea era un grande uomo, un grande giocatore. Sì, buonasera. Questa non è una biografia, è una lettera di affetto, di stima, di nostalgia. Per un amico che è stato molto importante per me. In un periodo è Antonello che ha detto una frase che mi ha molto colpito quando ci siamo sentiti pochi giorni fa al telefono, dicendo: noi siamo cresciuti insieme, è vero. Ai tempi passati i giornalisti e i giocatori crescevano insieme perché eravamo più o meno coetanei, lui un po' più grande di me, l'età di mio fratello maggiore, però con tanti altri ragazzi allora siamo cresciuti insieme, eravamo e siamo coetanei. E ad un certo punto in questo gruppo di persone è arrivato, io allora finivo il liceo quando è arrivato Gaetano, è arrivato una persona che aveva visto bene subito Berzot quando giocava nell'Under 23, cioè un'impressione di aver incontrato un angelo. In effetti la caratteristica che aveva Gaetano era quella di essere un angelo calciatore. Poi, cioè, raccontarlo diventa difficile perché non ci sono parole, aggettivi, frasi in grado di raccontare la statura di quest'uomo, quello che ha rappresentato. Vabbè, il giocatore, voi lo sapete, ha vinto tutto quello che c'era da vincere con la Juventus, è diventato campione del mondo con la nazionale nel 1982, in quel campionato del mondo che è stato un campionato del mondo epico, omerico, per tutto quello che è successo, poi ne parleremo. Giocava da libero, da difensore, non è mai stato espulso. Poteva fare il centrocampista con la stessa bravura di come si comportava e faceva il difensore. Poteva fare anche l'attaccante, infatti una volta fece due gol addirittura in un derby, non altro che fare. Però era uno che sapeva giocare anche l'attacco. Furino, quando ho presentato il libro al salone del libro a Torino con Mariella, la vedova di Gaetano, che è rimasta mia amica come allora, come figlio Riccardo, ha detto che poteva fare anche il terzino, perché aveva tutte le caratteristiche. Era un giocatore critico, era un giocatore universale, come Antonello, ai tempi in cui
essere giocatori universali era difficile perché c'era il ruolo, cioè dovevi specializzarti in quel ruolo, ma quello che io voglio dire è raccontare l'uomo, anche, cioè diventa difficile, ripeto, trovare una parola giusta, trovare l'aggettivo giusto, trovare... Voi pensate, poteva chiamarlo un giornalista del New York Times oppure il ragazzo di un settimanale locale. Lui rispondeva a tutti, ai tempi in cui non c'erano filtri, non c'erano procuratori, non c'erano i telefonini social. L'unico filtro era la segreteria telefonica del telefono fisso. Lasciavi un messaggio e poi o alzavano il telefono, vero Cucco? O venivano, oppure andavamo a casa, anche perché allora, voglio dire, io quando ero ragazzo, certo, vado sempre fuori tema, e nel quartiere dove, fino a poco tempo fa, abitava mia mamma, Santa Rita, dove abito anch'io da un'altra parte però, in piazza Montanari sotto casa c'era Cascano, campione d'Italia del 67, ha giocato con te, tu sei arrivato nel 69, c'era il nome Cascano sul campanello, suonavi, tu dicevi, ma chi è? Sono un tifoso, andavi su col tuo diario, te lo firmava, ti apriva il tè e Scacchini, lo stesso via San Marino, e la stessa cosa era per Gaetano, lui rispondeva a tutti e alla fine era lui a dire grazie. Era una persona che non aveva bisogno di sprecare parole per farsi rispettare. Come diceva Zoff, bastava uno sguardo. Come dice Zoff, mi manca il silenzio di Gaetano. Guardate che c'è un suono nel silenzio che è importante. Parleremo anche di Giovanni Arpino. Io ascoltavo, quando andavo a trovarlo nella sua casa alla Crocetta, il silenzio di Giovanni Arpino. Così come imparavo molto dal silenzio di mia nonna paterna, che era una donna cresciuta senza avere scrittura, però aveva gli occhi che erano così chiari, così limpidi, così capaci di raccontarti la vita più di tanti libri, di tanti romanzi, di tante parole. Ed era questa la grande forza di Gaetano, l'uomo che sapeva parlarti, che sapeva raccontarti, che sapeva dirti il mondo con il silenzio. E ancora oggi, quando sento il bisogno di un abbraccio, di un conforto, io mi rivolgo alle persone che sono state a me care e che non sono tante nella vita di una persona, perché sono le persone che ti hanno accompagnato, sono i tuoi genitori, le persone che tu hai amato veramente, e tra queste persone, poche ma fondamentali, c'è e ci sarà per sempre Gaetano Scirea. Io vorrei condividere le parole. Com'era giocare con Scirea in campo e com'era avere Gaetano Scirea nello spogliatoio? Buonasera a tutti. Ringrazio la libreria Cirano, ringrazio l'amico Darwin. Da un po' di tempo che non ci si vedeva e quindi mi fa piacere essere qui con lui, con Sera, a ricordare Gaetano. Gaetano per me è stato un amico, non solo un giocatore, un collega, ma veramente di quegli amici che pochi se ne trovano. Adesso sembra così facile non dire le cose, ma è vero perché quello che ha detto, ha elencato adesso l'amico, è tutta verità. Cosa c'è di più da dire di Gaetano? Io sono emozionato perché sentirlo dopo 30 anni ricordare Gaetano veramente è emozionante, quindi parlare di lui, si sono dette tante cose, ha elencato moltissime cose, certo vivere è diverso che adesso parlare e ricordare Gaetano. La nostra amicizia è stata, io sono arrivato prima di lui alla Juve, quindi dopo 6 anni è arrivato Gaetano, era anche più giovane di me, quindi abbiamo creato veramente un bel gruppo. L'estate, finito il campionato, si andava assieme al mare, insomma c'era un bel rapporto, cosa che adesso non penso che ci siano, perché ognuno pensa alla propria strada, alla propria famiglia. Invece noi eravamo molto uniti con tutti i giocatori, ci si trovava. Adesso è chiaro che le cose cambiano, questo è il mondo che va così e bisogna accettarlo. Ma Gaetano è stato un grande giocatore, al di là dell'uomo.
cosa volete che ci sono tanti aneddoti, ma adesso a ricordarmi quando io Caetano sembrava un po' anche taciturno, ma anche lui, come dice, è in silenzio, ma ogni tanto anche lui alzava la voce, perché insomma, sempre bisogna accettare, quando le cose non andavano bene anche lui si faceva sentire, e questo perché il gruppo c'era. Non pensate che Caetano sia stato in silenzio, no, in campo si faceva sentire, perché questo era l'ordine. Poi da lui era un regista difensivo, noi giocavamo di fianco, quindi è sempre stato un aiuto, un uomo che si faceva sentire in campo, perché al di là che tutti noi con il nostro carattere e con le nostre personalità eravamo un gruppo unito, e quindi poi i risultati venivano. E in più c'è da ricordare che avevamo anche alle spalle una società, un presidente come Boniperti, che lui l'ha conosciuto benissimo, era un personaggio mica da ridere, insomma, si faceva sentire. Soprattutto quando doveva, per gli ingaggi, doveva... Ma no, sono belle le cose che si raccontano, delle adesso con Boniperti. Se raccontiamo queste cose adesso, bisogna parlare di carità, ma io il primo contratto che feci con lui, quando arrivai da Brescia, per me che il Juventino arrivare lì era già una cosa, come si può dire, emozionante, arrivare lì, vedere i miei idoli. Io giocavo con le figurine di quei giocatori lì. E quindi quando sono arrivato allo stadio li ho conosciuti, e poi mi portarono dal presidente. Avevo 20 anni, non è che, e quindi la Juve per me era il massimo. Sono arrivato lì dentro il suo ufficio. Lui ha parlato solo di dove sta la famiglia, dove sei stato in ferie, io parlavo, poi alla fine, dopo 20 minuti, una mezz'oretta, firma. Metteva lì il contrattino, firma. E non c'era la possibilità di scrivere. No, per carità. Non c'erano quelle cose che davano. Per me già arrivare a quella lì alla Juve sarei andato anche gratis, secondo me. E quindi, no, ma per quello che è, la Juventino nato da ragazzino, trovarmi a giocare con la squadra, bisogna sentire queste cose. Parlando di Scirea in campo, possiamo definirlo l'ultimo grande libero nel senso tecnico del giocatore. Adesso io ricordo come nel suo ruolo Franco Baresi, però già forse si giocava a zona, al di là delle qualità. Però quando parliamo di libero, Scirea, io l'ho conosciuto nel 78, primi mondiali a Colombo, Scirea, oppure tu. C'è uno, a proposito di giocatori eclettici, leggevo, mi sono documentato, hai vestito 7 maglie diverse, di quelle dall'1 all'11. E per fare insomma, il fermare il presidente, a De Gero dicevo, detti un poco Maria. Però hai fatto 26 gol con la Juve, insomma. Uno anche importante, perché io. Con la Lazio. Con la Roma. Io ho fatto l'esordio con la Juventus con il numero 10, sono passato dopo Terzino perché mancava un giocatore e il presidente mi mise lì e non dai bene. Il ruolo farebbe dormire. Scusate. Il ruolo di libero con Scirea ha avuto, non so se si sia fermato lì, ha avuto un'evoluzione, era veramente uno che andava avanti, io me lo ricordo. Una partita con la Grecia che ha fatto un gol campo e poi ha segnato, poi tu hai citato nel libro un colpo di tacco, cioè recupera palla, imposta l'azione, rifinisce. Ecco, sono quei liberi che arrivano dal centrocampo, e quindi quando tu sei giocare a calcio puoi fare tutto quello che vuoi, libero, stopper, terzino, quella. E Gaetano aveva queste qualità, queste caratteristiche che gli permettevano di fare determinate cose. Poi non dimenticare che era sempre coperto quando lui partiva. Dava sempre raddoppi, adesso gioca zona, ma sai quello che per quanto riguarda il ruolo di Gaetano, come dicevamo prima, lui era un giocatore già universale in un'epoca in cui non c'era questo essere, non c'era questo calcio totale, a parte in Olanda e a parte quello che fece la Juventus di Heriberto, no? Con movimento nel 67. La particolarità di Gaetano era quella di giocare sempre a testa alta, di avere il senso della posizione e di giocare molto d'anticipo. Io ricordo che quando un altro mio amico che giocava libero, Edino,
che arrivò nell'82 dal Fluminense per giocare in Udinese, lui mi confessò che per venire in Italia e per adattarsi al gioco italiano, ma in generale al gioco europeo, lui aveva studiato nelle videocassette, nel VHS, diciamo allora, perché non c'era YouTube, e proprio il modo di stare in campo di Scirea. Perché diceva, io ho capito che potevo capire il calcio italiano ed europeo guardando il massimo, che non era Kron, secondo lui, ma era Gaetano Scirea. E questo è stato proprio la forza anche che aveva Gaetano, e tutto questo fatto però con una semplicità. Certo, anche Mariella, quando dice, vabbè, ma non fatelo diventare troppo serio e troppo silenzioso, era anche uno che sapeva stare agli scherzi, però l'idea che avevamo noi, io dicevo, dal punto di vista dei cronisti che tutti i giorni quasi tutti i giorni andavano al campo, rispetto ad altri giocatori che erano quello qua, cioè era Antonello, era Tardelli, era Paolo Rossi, erano tutti... Ma c'era lui che invece aveva questo fatto, che comunque aveva un tono sempre basso, e si era sempre calmo. Per carità, si arrabbiava anche, io ricordo, ai mondiali dell'86, in Messico, che furono mondiali particolari, voi ricorderete, l'Italia passò il primo turno dopo il pareggio con la Bulgaria, la sconfitta con l'Argentina di Maradona e poi la vittoria della Corea del Sud. Il turno successivo 2-0 per la Francia di Platini e a casa i campioni del mondo dell'82. Tra l'altro, per noi cronisti, lavorare in Messico era un problema allora, perché c'erano 8 ore di fuso orario e quindi quando le partite, anche giocate nel primo pomeriggio, dovevi dare a braccio senza poter scrivere un sacco di articoli, perché il giornale doveva andare in macchina per la prima edizione. Tra l'altro, il giorno dell'esordio contro la Bulgaria ci fu, per quanto riguarda noi cronisti, la fine del mondo, perché tutti convinti di vedere nella formazione Rossi centravanti e Tardelli a centrocampo, invece Berzot nell'ultima conferenza stampa schierò col posto di Paolo Rossi Galderisi e De Napoli al posto di Tardelli, risolvendo il dubbio per il portiere tra Giovanni Galli e Tancredi, facendo giocare poi Giovanni Galli. Cosa voleva dire? Che tu ad un certo punto col giornale che stava già uscendo, con le grandi interviste da parte dei grandi inviati a Paolo Rossi, con le grandi interviste a Tardelli, dovevi far buttare via tutto e dare gli articoli con la delusione di Paolo Rossi, la delusione di Tardelli, con Galderisi che diceva no, invece raccontava l'emozione, eccetera. Il problema, che cosa succede? L'Italia gioca con l'Argentina, c'è quel gol di, no, fu un pareggio c'è quel gol di Maradona in anticipo su Scirea e su Galli, dovendo dare gli articoli a braccio, tu ti ricordi, forse si veniva nello spogliatoio, diceva qualcosa, poi alla fine tra colleghi si diceva cosa ha detto Scirea, cosa ha detto Cucurello, cosa ha detto Carri, cosa... Allora scrive, e cosa succede? Che viene fuori, attraverso queste dichiarazioni riferite da altri colleghi, perché io non avevo sentito Scirea, avevo sentito Galderisi, qualcuno aveva sentito Di Gennaro, eccetera, viene fuori che Scirea dice è colpa di Galli. Fatto sta, tutto sport esce con, tra virgolette, Scirea colpa di Galli. Ovviamente Scirea questa frase non l'aveva mai detta, perché no, figurati. Dopo, il giorno dopo, quando arrivavano per fax le pagine sulla nazionale, Gaetano mi fa, ti posso parlare? Mi fa, ma scusa, dico guarda, è stato riferito, guarda, se mi dispiace, primo perché l'hai fatto prima, secondo perché conoscendo non posso mai dare la colpa a un mio compagno, piuttosto la colpa la prendo io, ma non la do, e anche lì fu una lezione, tranquilla, senza urlare, cosa che i giocatori tante volte finivano, no? No, io mi ricordo in Argentina, mi ricordo la semifinale con l'Olanda, vincevamo 1-0, entriamo negli spogliatoi, nel primo tempo arriva Berzot, adesso non mi ricordo, e chiese subito di spogliarsi, chi è che è entrato, non mi ricordo su questi nomi, comunque disse, Claudio Sala. Di Causo, no, c'era Causo e un altro. A un certo punto entriamo in campo, non ci siamo guardati, ho detto, Gaetano,
siamo rimasti stupiti di questo cambio, 1-0, come per dire, Bertotti dice a Claudio, cambiati perché c'è da fare poi la finale. Avevamo già vinto la semifinale, dicevamo 1-0, c'erano ancora 45 minuti, ci siamo guardati, c'era anche Dino, abbiamo detto, questo è il problema. Purtroppo con Gaetano siamo entrati in campionato, come è questa storia? No. Eravamo incredibili, nel senso che perché ha cambiato? Stiamo vincendo, aspetta un attimino perché i cambi poi entra il secondo tempo, cosa fa? Aspetta 10 minuti, un quarto d'ora, vedi come stanno andando le cose. Poi l'altro non mi ricordo più. Erano i due. Fabio. Cioè, se sbaglio dopo. Italia-Olanda semifinale 78 1 per esempio, sì, abbiamo capo, poi abbiamo preso il primo gol 1-1, c'è stato poi il secondo gol, sai, di cui stiamo parlando, e tutto lì eravamo, grazie, veramente non ci credevamo, avevamo fatto una bella partita, eravamo quasi finale, perché insomma l'Olanda sì, poi era l'Italia che ha battuto l'Argentina nel girone di qualificazione, secondo me è stato uno dei mondiali che forse facciamo per lo spettatore all'inizio, non raccontiamo certe cose, però tu entri, vinci una sera, faccia vedere, fai due capi, che senso aveva? Non aveva nessun senso, aspetta un attimino. Allora il titolo è concorrente attacca Bertotti. No, a distanza di no, 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 78 abbiamo il titolo, e chiamiamo Antonio, chiamiamo Antonio, 40 anni dopo, no, un attacco spietato, però non me l'aspettavo da un attacco così a Bertotti. Ho fatto un attaccato ma anche difensore. E quella è quella di. Era veramente un altro calcio, adesso tu stavi parlando di come lavori, adesso per lavorare uno fa l'inviato, si siede, accende il PC come se fosse nella sua postazione, schiaccia un tasto. Sai cosa c'era? C'era... i giocatori ti riportano loro. Sai, guarda, quello che c'era allora è che non c'era televisione, c'era la radio e c'era soprattutto i giornali, e gli inviati andavano a raccontare il calcio, a raccontare il mondo, a raccontare le partite, a raccontare i luoghi. Io ad esempio ho fatto nella mia carriera 4 mondiali, 4 Coppa America, andando in Brasile, in Uruguay, in Cile, in Ecuador, una Coppa Africa, ed era l'occasione non solo per raccontare i calciatori, ma per raccontare anche quei posti, per raccontare quelle, cioè le persone che io ricordo, ad esempio la contadina di Cuenca, mi ricordo la favela di Salvador di Bahia, cioè c'erano storie che uscivano fuori anche dal calcio, perché quello era il compito del giornalista, dell'inviato che andava. Oggi è chiaro che tutto avviene, ma anche nella politica, attraverso i social. Cioè oggi è molto più facile per un giocatore, per un politico, attaccarsi la diretta su Facebook senza bisogno di passare al giudizio e alle domande che possono essere scomode dei giornalisti, ma è un modo di fare che ad esempio io immagino i maestri che ho avuto, no? Immagina Caminiti che oggi come... lo so, vabbè, però era importante anche quello, perché nel contrasto, cioè, certo, ma perché c'era la stima, c'era il rispetto e c'erano anche, pur essendoci un rapporto che era un rapporto come avevamo anche io e Antonello, però poi c'era comunque il fatto che poi c'era la partita, quindi c'era il giocatore e c'era il giornalista, no? E quindi diventava un altro discorso, quindi potevano, io dirigio anche io quando i giocatori erano incredibili, però dopo c'era comunque il fatto che c'era la pace, c'era questo modo di fare che era diverso. Io ad esempio ho cominciato la mia carriera al Guerin Sportivo. Il Guerin Sportivo allora aveva l'importanza della televisione, perché grazie a Pucci, che trasformò il Guerin Sportivo da giornale a rivista, andare sulla copertina del Guerin Sportivo era qualcosa anche per i giocatori importante, perché non c'era ancora la forza della televisione. Tra l'altro volevo raccontare un episodio che riguarda proprio Berzot, per dire di un altro personaggio che è straordinario. Allora, Italo Pucci, direttore del Guerin Sportivo, era in polemica con tutta la redazione con Bertotti. C'erano proprio delle critiche feroci a Bertotti, a tal punto che dopo una copertina maliziosa di poco
un sacco di critiche, perciò disse: io non parlerò mai più nella mia vita con un giornalista del Guerin Sportivo. Nel 76, grazie a una generosa segnalazione mia di Giovanni Arpino Accucci, ma io l'ho saputo solo nel 2000, con Arpino morto nella biografia di Italo Cucci, che Arpino scrisse a Cucci: caro Italo, ti segnalo un giovane, si chiama Darwin Pastorino, è talmente bravo che a Torino non troverebbe da lavorare. Perché io abitavo a Torino e il Guerin Sportivo era a San Lazzaro di Savona. Nel 76 io comincio a scrivere per il Guerin Sportivo da Torino, sostituendo Carlo Nesti, che era passato da Guerin Sportivo a Tutto Sport. L'anno dopo arriva la nazionale a Villa Sassi, Cucci mi chiama al telefono dei miei genitori, il telefono fisso, perché non c'erano i telefonini, e mi dice: guarda Darwin, che c'è la nazionale a Villa Sassi. Dico: va bene, cosa devo fare? Devi portarmi un'intervista a Berzot. 76. Io dico: ma direttore, ma non parla con noi. Puoi fare questo mestiere, io ho 21 anni, puoi fare questo mestiere? Portami l'intervista a Berzot e chiude il telefono. Io chiamo il centralino di Villa Sassi, dico: buongiorno, sono Darwin Pastorino, vorrei parlare con Berzot. Ah, ma Berzot è qui nella hall. Fa: mister, c'è Darwin per lei. Berzot dice: io per Darwin e Freud ci sono sempre. Viene al telefono. E quando dico: guarda, sono Darwin Pastorino del Guerin Sportivo, lui fa: bene, io con voi non parlo. Io dico: Berzot, ho 21 anni, voglio fare questo mestiere. Se non parlo con lei, ho l'impressione che potrei alla fine avere qualche problema. Lui fa: guarda, ti voglio vedere in faccia, vieni a Villa Sassi. Vado a Villa Sassi con la mia 500, targata TOA 5, 33, 20, l'unica targa che... non ricordo l'ultima, ma quella la ricordo, perché era una 500 di terza mano, quindi figurati. Vado su e parlo con Berzot e nasce questo rapporto che abbiamo mantenuto sempre, dove lui mi parla della sua passione per la poesia turca, mi parla della sua passione per i classici greci e latini, a tal punto che poi diventano amici Cucci e Berzot, e Cucci con Arpino, con Baretti, difenderà la nazionale dell'82 anche dopo il girone di Vigo, dei tre pareggi, eccetera. Questo per dire, voglio dire, questi personaggi com'erano, no? Cioè il fatto di com'era allora il rapporto che avevi con i giornali, con gli allenatori, con certi allenatori. Ad esempio, io mi ricordo, divagando un attimo, no? Che c'erano anche col nome che mi trovo, è chiaro che ti capita Darwin e Freud, ma ad esempio con un altro allenatore che poi siamo diventati amici con Fascetti, come succedeva, pensa, allora c'era una diretta in una TV privata con Dardanello e con Ravezzani a Torino, e Fascetti stava guardando la TV da Urbani con Sandro Ciotti. Io dico una frase che a Fascetti, infatti Fascetti allenava il Torino, dico una frase che a Fascetti non piace, lui chiama in diretta la televisione e Ravezzani mi dice: guarda, se Fascetti in diretta, insomma, mandalo. E lui mi dice: vorrei parlare col nipote dello scienziato. E allora dopo è stata una telefonata abbastanza, poi il giorno dopo sono andato al Torino, ci siamo chiariti e da lì è nato poi un buon rapporto. Però sai, diventa... Volevo chiedere una cosa, Antonella. Parlavate di tattica, di qualcosa? No, ma anche perché sai, parlare con gli allenatori di tattica e dire che sbagliava la tattica, dire, è come dire a un romanziere sbagliato libro, cioè voglio dire, diventa poi che non ti metti in una... Ma anche perché io non sono mai stato, e tu lo sai, un giornalista di quelli tecnici, cioè che si fissavano su, io ad esempio non ho memoria di dati, cioè sugli schermi. Quello che piaceva soprattutto e che piace tuttora del giornalismo, in questo caso quello sportivo, è il racconto delle persone, cioè quelle interviste, quel modo di narrare che oggi un po' è stato forse smarrito in un certo senso, anche perché il racconto della partita comunque non lo puoi più fare perché la televisione ti ha ammazzato, perché tu quella... Allora, ai tempi in cui si dava i pezzi a braccio,
quando andavi in cerchi dall'altro, io ricordo di aver fissato in Bulgaria, a Sofia, per 5 ore un telefono, ti prego, suona, si squilla, ti prego, perché la telefonata passava, allora c'era, no, era difficile chiamare dai paesi dell'est, e tu stavi lì a guardare nel buio di uno stadio, aspettavi la telefonata del giornale che attraverso il centralino internazionale riuscivi a dettare il tuo pezzo. Fino a quando che cosa capitava allora? Che anche tra colleghi, come anche tra colleghi giocatori, anche tra colleghi giornalisti, c'era sempre quello che faceva il furbo. Sempre in un paese dell'est dove c'erano questi problemi col telefono, un collega riceve il telefono e dà il pezzo. L'altro collega riceve il telefono, riceve quando lui finisce la telefonata dal giornale, questo di qua che aveva già dettato il pezzo fa finta di sbagliare a chiudere il telefono e chiude dalla parte del collega che aveva appena ricevuto la telefonata dopo 3 ore di attesa. Quindi è successo di tutto. C'è stata una scena da Far West in quella tribuna stampa che non era narrata. Continuando a indagare, uscendo un attimino anche dalle pagine di questo libro, un personaggio che a te piace, mi è sembrato di capire, è Tuzzo Anastasi, il centravanti del Sud, che ha veramente una storia da narrare. No, guarda, allora... Antonello credo che abbia conosciuto. Allora, io sì, voglio fare questo racconto, perché... Allora, io ho avuto 2 squadre del cuore, che uno non dovrebbe averle, però io ho un motivo, a differenza ad esempio di Emilio Fede, che era juventino e poi chissà come mai faceva il tifo per il Milan. Non lo so, non ho mai capito come mai quella volta, perché diceva Edoardo Galeano che nella vita un uomo può cambiare partito politico, religione, moglie, anche il sesso, ma non la squadra di calcio. Però qualcuno, insomma, ce l'ha fatta. Ma io, nato in Brasile, da bambino tifavo per il Palmeiras, perché era la vecchia Palestra Italia, che era la squadra fondata dai nostri lavoratori, che diventa Palmeiras nel 1942, quando il Brasile entra nel conflitto mondiale al fianco degli Stati Uniti contro l'Italia e la Germania. Quindi vengono tolti un sacco di nomi italiani e la Palestra Italia diventa Palmeiras. Arrivato in Italia, non so per quale motivo, a Torino, tifo per la Juventus, ma non per il fatto della squadra vincente, che quando arrivo io ha vinto l'ultimo scudetto. Aspetto 6 anni da tifoso per vincere quello che era il 67, il 13° scudetto. Cosa succede? Che mentre l'idolo ce l'hai ed è uno solo, il mio idolo è stato Pietro Anastasi. Pietro Anastasi arriva alla Juventus nel 1968. Un anno che è stato un anno, come sapete benissimo, particolare per tanti motivi, perché è l'anno del maggio francese, l'anno delle Olimpiadi del Messico, con tutto quello che è successo, con la strage in Piazza delle Tre Culture, con i 200 metri di Carlos e Smith, è stato l'anno degli assassini di Bob Kennedy e di Martin Luther King, è stato l'anno dell'invasione dei carri armati sovietici a Praga, insomma sono state tante cose, ma per me, ragazzo di terza media, è stato l'anno dell'arrivo alla Juventus di Anastasi, che aveva un senso per me di preghiera esaudita, perché a me piaceva questo giocatore quando era al Varese, quando fece addirittura 3 gol alla Juve in un Varese-Juventus, si è arrivato dopo, 5-0, 3 gol di Anastasi. Anastasi gioca con la maglia del Varese anche nella finale bis con la Jugoslavia, gli europei, tra l'altro l'Italia nel 68 vince gli europei, ma nessuno ricorda quella vittoria, talmente sono stati gli altri avvenimenti. Nel 68 segna, arriva e segna Anastasi. A quel punto, col grande stupore da parte dei miei genitori, dei preti e delle persone che frequentavano la parrocchia dove i miei andavano, io tutti i giorni andavo, chiedo scusa se lo dico, ma andavo in chiesa, e mi vedevano sempre così rapito e non conoscendo il perché della mia preghiera, io ero lì che dicevo: ti prego, fallo venire alla Juventus. Non prenderò più nessuna nota. Non prometto di non tenere più il resto del panettiero dell'attaglio, ma ti prego, farlo venire alla Juventus. Allora cominciarono a chiedere a mia mamma se per caso il prete disse: ma non è che Darwin cioè, potrebbe entrare in seminario? Perché mi vedevano effettivamente rapito, no, davanti, non conoscendo ancora, non leggendo il pensiero. Fatto sta, Anastasi viene fuori che va all'Inter e gioca anche una partita con la maglia del Inter. Io ho detto: ma no, perché? Invece nell'intervallo della partita
Anastasi, un fotografo va dallo spogliatoio e fa: guarda, vai a Torino perché Agnelli 660 milioni che ha preso e sei della Juventus. Bene, ovviamente tutto un ringraziamento, qualche nota l'ho presa lo stesso, qualche resto mi è rimasto in tasca, pagherò a suo tempo, adesso è andata. Ma la cosa che è successa, incredibile, è che la professoressa di terza media, quando Anastasia è già da Juventus, assegna un tema in classe. Il tema era questo: raccontate chi è per voi il più grande protagonista del Novecento. Hai osato. Fatto sta, la professoressa fu molto stupita, perché quando finisce il tempo, io ero ancora lì che scrivevo. E dice: strano Darwin. E quando viene a prendermi di forza i fogli, io continuo a scrivere su questi fogli, no? A righe, su queste. E continuo a scrivere. Arriva il giorno della consegna degli elaborati, dei temi. Allora arriva e fa: complimenti, bravo. John Fitzgerald Kennedy, assassinato a Dallas il 22 novembre 63. Il presidente della Nuova Frontiera, io sono berlinese, complimenti. Bravi voi, bravi. Gli astronauti, prima o poi andranno sulla Luna, o americani o sovietici, bene, bravissima. Papa Giovanni XXIII, il Papa della carezza ai bambini, brava. Tutti i temi, cosa fa? Pastorini. Vieni dalla cattedra. Io arrivo, prendo il mio tema, e fa: dunque, secondo te, se ho ben capito, il più grande protagonista del Novecento è questo signore Pietro Anastasi? Così, un calciatore. Io faccio: professoressa, evidentemente lei non l'ha mai visto giocare. Se fosse una risata, mi regalò un 6,5. Però sì, ma già tanto, ma anche con la promessa in un futuro di parlare dei grandi protagonisti del Novecento in maniera diversa. Infatti il più grande protagonista del Novecento è stato, dopo Anastasi, Maradona. Invece tu hai due passaporti. Ti sei trovato nell'82 a vivere una giornata, anche se quel mondiale forse è stata una riparazione per quello che non ha vinto Antonello, che avremmo voluti che vincesse l'Italia 71. Nell'82 succede un miracolo. Miracolo. Guarda, la prima fase sì, ma io ricordo che Pier Cesare Baretti, direttore di Tutto Sport, mi mandò appunto a quel mondiale, che era il primo grande evento della mia vita. Dopo sì, ho seguito il mondialito in Uruguay, tra l'altro lì ho avuto la fortuna di conoscere il dottor Socrates, che è stato quel giocatore che ha permesso al Brasile negli anni della dittatura di diventare una democrazia, dando vita nel Corinthians, che è una squadra di San Paolo, alla democrazia corintiana. Cosa voleva dire la democrazia corintiana? Era una squadra che veniva autogestita, cioè sceglievano i giocatori in assemblea, era una forma di socialismo applicato al calcio. La squadra da mandare in campo, chi doveva essere ceduto, ovviamente c'era anche la discussione sul ritiro, acqua o birra, ragazze o no ragazze, cioè c'era, e comunque vinceva quella squadra, voglio dire, non c'era una squadra. E ricordo che in Uruguay, a Montevideo, avevo conosciuto Socrates, che lui a un certo punto mi disse: ti mi fai una cortesia? Dico: quale? Dice: mi puoi mandare un libro dall'Italia, perché lo voglio leggere in italiano, perché è un personaggio che io ammiro moltissimo. Dico: sì, che libro è? Fare lettere dal carcere di Gramsci. Ed è stato, e poi l'ho mandato a Socrates, così come mandai il portiere Cilaverta, paraguayano, che giocava in Argentina, mi chiese il favore di un libro di Umberto Eco. Io lo dissi alla Paola Brambilla della Compiani, che andò da Umberto Eco a dire: guarda, c'è Cilaverta che vuole un libro per la tua dedica. Cilaverta chi? Cioè, questa era un'offerta che non conosceva, che del Paraguay. Però stavo dicendo, forse l'avevo perso il filo, io seguo il Brasile, e a Siviglia, e c'era
un'atmosfera che era diversa da quella di Vigo. Il Brasile vince le tre partite, l'Italia pareggia le tre partite, in Brasile c'è sempre allegria, festa, musica, in Italia c'è silenzio stampa, ci sono insulti tra giornalisti, giocatori, io parlo con il mio amico Marco Bernardini, non so come un amico fa qua, qua via, una follia, non parla nessuno, c'è un clima di nervosismo, arriviamo, l'Italia batte l'Argentina 2-1, il Brasile batte l'Argentina 3-1, il 5 luglio dell'82 basta al Brasile un pari per andare in semifinale. Io sono nato in Brasile e il Brasile per me è come il luogo del mito, no? Il luogo dell'aquilone, dell'amicizia di quando ero piccolo con bambini coetanei che erano mulatti, ebrei, musulmani, giapponesi, e giocando a pallone seguivamo la vita e non avevamo nessuna sensazione, o nella nostra vita non poteva esistere il razzismo. Ed è una cosa che io ho sempre combattuto e continuerò a combattere, e mi dispiace per come sta andando in un certo senso il mio paese di nascita e quello di adozione, mi dispiace. Infatti non riesco a capirlo, anche perché se c'è una cosa di cui sono orgoglioso profondamente è quella di essere figlio, nipote, pronipote di emigranti. Quindi non riesco a concepire altra cosa se non quel senso di accoglienza. E se c'è oggi una preghiera che vorrei fare sul serio, non è quella di far venire Anastasia e Radio Ventus, di far venire qui le persone ed aiutarle quando le persone hanno veramente bisogno. Non si può essere indifferenti. Differenza è qualcosa che uccide le persone, perché ti dico, qual è stata la fortuna dei miei parenti? Di aver trovato i porti aperti. Io ho avuto la fortuna, allora pensate come può essere diverso il mondo quando nasci dalla parte giusta. Io sono nato in Brasile, ho subito avuto lo Ius Soli, ho il passaporto brasiliano per quello. Sono arrivato in Italia, ho subito avuto con lo Ius Sanguinis il passaporto italiano. Perché sono più fortunato rispetto a un altro? Perché, ma voi cosa pensate? Vabbè, questo non voglio parlare, parliamo, se no non... Poi il nostro è uno stato di diritto, quindi se c'è chi fa le cose non fatte bene, siamo uno stato di diritto, è questo che deve essere importante. Non è vero che noi siamo stati tutti buoni quando siamo andati all'estero, non è vero che siamo stati soltanto... siamo stati sfruttati, siamo stati poeti, siamo stati cialtroni, siamo stati giusti, siamo stati ipocriti, siamo stati cattivi, siamo stati buoni, siamo stati generosi, siamo stati tutti come sono tutti in tutto il mondo. Questo è, non c'è nessuna differenza, siamo stati come sono gli altri. Abbiamo riempito il mondo, immaginate oggi far ritornare 60 milioni di italiani qui. Aiutiamoli a casa loro, allora facciamoli ritornare tutti. Aiutiamo gli italiani che sono stati all'estero a farli venire qui, aiutiamoli a casa, facciamoli venire tutti. Cosa? Ritorniamo allora, cosa succede? Arriviamo al 5 luglio dell'82. 5 luglio dell'82 chiamo a casa mia mamma a Torino, prima cosa che mi dice, ho messo la bandiera sul tricolore, sul balcone, stiamo qui tutti in attesa. Ma siamo felici, vedrai che ce la faremo, passeremo noi. Dico, ma tu perché tifi? E fa mia mamma. Mia mamma. Io dico, per il Brasile. E io ti diserevo. E prima di poter ristabilire un contatto con mia madre, ho dovuto aspettare la finale con la Germania occidentale, tornare a casa dopo il mondiale. Insomma, pulire, lavare i piatti, lavare, insomma, ho dovuto fare di tutto per riconquistare. Però arriviamo a quella partita e sono contento perché è uscito un libro che è molto bello di Piero Trellini che si chiama La partita, il romanzo d'Italia-Brasile, che sono 600 pagine su quell'evento, dove mi fa diventare un protagonista di quel giorno, partendo proprio dal viaggio che fecero i miei bisnonni da Santa Maria di Sala nel Veneziano andando in Brasile alla fine dell'Ottocento. E mi dedico un capitolo breve che è un'anima divisa in due, perché in effetti quel giorno lì mi sono trovato diviso tra nascita e adozione, tra la famiglia mia e quella famiglia poi che è nata dopo il Brasile di brasiliani. Alla fine ha vinto l'Italia nel mondo più romanzesco possibile, cioè il giocatore che aveva giocato male nelle tre partite a Vigo contro l'Argentina, che tutti non volevano più in squadra, che addirittura qualcuno dice anche a Berzotto, ma toglielo Paolo Rossi, metti Altobelli,
è vero o no? Anco. E lui dice, no, gioca Paolo Rossi perché lo sta vedendo bene. E cosa succede? Paolo Rossi fa 3 gol al Brasile. Il primo giocatore nella storia della nazionale brasiliana a fare in un'unica partita 3 gol a un portiere brasiliano. Valdir Pérez, il portiere, nella partita il giorno sbagliato, che prende 3 gol. E da lì ha fatto il anche un'altra cosa. E torniamo. Però quello che voglio dire è che, pensate, cosa voleva dire per me, giovane inviato di Tutto Sport, essere testimone di quel 5 luglio 82 per quello che è successo in campo e in Italia, poi con la festa di una nazione, con le lacrime brasiliane e con un fatto. In tribuna stampa c'erano, tra gli altri, Giovanni Arpino, Gianni Brera, Oreste Del Buono e Mario Soldati. Cioè immaginate cosa voleva dire per noi così piccoli crescere all'ombra di quei giganti, pensate. Come tutti gli italiani, ho fatto festa con loro, insomma, mi trovavo, ero al mare di Buri, e niente, fuori a fare un po' di casino. E via. Certo, mi sarebbe piaciuto 4 anni prima, perché avevamo la possibilità di fare, purtroppo per fare vicissitudini non siamo riusciti ad arrivare alla finale, eravamo in semifinale, il quarto posto, ma il campionato straordinario, dopo queste calce, alla fine. Un'ultima domanda a Dario, poi chiudiamo sul maestro di Orlando. Vale la pena ascoltare. No, ma io ascolterei Darwin tutta la sera. Ma poi andiamo a cena. Mi vuol bene, perché si capisce. No, Darwin, tu hai citato dei grandi nomi adesso. Adesso il calcio è un'altra cosa, sono le narrazioni di Federico Busta su Sky, probabilmente. Qualche anno fa c'erano gli scrittori sudamericani, Eduardo Galeano, Stendo di Miseria, nel mondo del calcio. Jorge Valdano ha scritto di calcio, Soriano. Però l'Italia ha una tradizione seria di scrittori. Tu hai fatto un nome importante, che è quello di Alpino. Tu hai cominciato da lì, diciamo. Allora, sì. C'è stato un momento in cui scrivere di sport non era considerato una grande cosa da parte dell'intelligenza, da parte della cultura in generale. È vero, c'erano state le incursioni corsare di Pasolini, le 5 poesie del gioco del calcio di Umberto Saba. Tra l'altro, se ci fate caso, la poesia, quella più famosa delle 5, che è Gol, se voi la rileggete, Saba in un certo senso anticipa la regia moderna del calcio. Se ripensiamo a quella poesia, cioè il portiere caduto alla difesa al momento del gol, che viene consolato mentre in lacrime dal compagno, quindi c'è il primo piano sul portiere che ha subito la rete. Poi l'inquadratura diventa ampia, va sugli spalti, la folla unita e brezza con i compagni che si abbracciano, e poi il momento straordinario di intuizione di Saba è il portiere, l'altro, nella porta, l'altro è rimasto e dice della festa anch'io son parte. Cioè il portiere della squadra che ha segnato gioisce e dice guardate che ci sono anch'io, anche se non ho partecipato, se sono qui in porta. E pensate come sono oggi le regie alla Rai, a Mediaset, a Sky, che inquadrano il portiere che esulta della squadra che ha segnato. Quindi Saba ha anticipato la regia moderna del calcio. C'è la poesia di Alfonso Gatto. Per quanto riguarda il ciclismo c'era stato il giro raccontato da Buzzati nel 49, però insomma di calcio uno può dire vabbè, ma c'era Gianni Brera, certo Gianni Brera c'era, ma era un giornalista sportivo a tutti gli effetti, il più grande, il più preparato, il più capace di inventare rombo di tuono per Gigi Riva, però mancava una continuità da parte di un non giornalista sportivo. Quindi nel 1969, oltre all'arrivo di Cucurella alla Juventus, oltre a tutto quello che è successo in quell'anno, da Woodstock all'uomo sulla luna,
purtroppo al 12 dicembre del 69 con la strage alla Banca dell'Agricoltura in piazza Fontana, c'è il debutto di Giovanni Arpino, grande narratore, pensate, aveva vinto nel 64 il premio Strega con L'ombra delle colline, aveva scritto nel 59 La suora giovane, elogiata da Montale, tra l'altro un romanzo straordinario perché tre protagonisti, Antonio Matis, un impiegato quarantenne, Serena, che è una suora ventenne novizia, e una Torino invernale che nessuno ha saputo descrivere in una maniera così straordinaria. Poi dobbiamo dire grazie, qui abbiamo Fabio Stassi a Minimum Fax che sta ripubblicando l'opera di Giovanni Arpino. E Arpino comincia a scrivere di calcio, di sport, l'altro il primo articolo che fa è una polemica con Pasolini. Cioè immaginate cosa straordinaria, no, a quei tempi, cioè Arpino e Pasolini che fanno la polemica. Cosa fa Arpino? Arpino va per stadi, va per palazzetti, va per campi, racconta la boxe, racconta il calcio, lo fa sugli spalti, lo fa da giornalista sportivo. Ed è grazie a lui che finalmente il racconto del calcio è stato sdoganato, diventando una narrazione che oggi viene presa da moltissimi altri narratori. Ad esempio un poeta nostro importante come Valerio Magrelli ha scritto un libro addio al calcio, e Dario Voltolini, che è uno scrittore, ha scritto di calcio, lo stesso Fabio Stassi ha scritto di calcio. Cioè, vuol dire, c'è un raccontare, un narrare il calcio senza più vergogna grazie appunto alla testimonianza di Giovanni Arpino. E la cosa che voglio ricordare in chiusura, perché ora è il tempo di un maestro davvero della narrativa, è ricordare una frase di Arpino che secondo me è importante, che è breve, è l'incipit di un suo romanzo e che vale a chiusura di questa giornata e vale anche nel ricordo di Gaetano, che è semplice: la vita o è stile o è errore. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. 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 Grazie.